Benvenuti nell'area del sito La Fonte dedicata ai meridiani energetici. In quest'area troverete un primo video introduttivo sul concetto di meridiano energetico. Perché? Perché andremo a capire di che cosa si tratta e di come viene spiegato dalla medicina tradizionale cinese. Quindi in questo video vedremo quali sono le caratteristiche principali dei meridiani energetici. Ma poi ci soffermeremo in particolare sui Jing Mai, ovvero i 12 meridiani principali, perché sono quelli di cui studieremo il percorso e tratteremo poi con le nostre pressioni Shiatsu. Quindi, dopo questo primo video introduttivo sui meridiani energetici, in quest'area troverete per ciascuno dei 12 meridiani principali due video. Un primo video realizzato da me che parlerà del meridiano in questione da un punto di vista teorico, per cui per esempio andremo a vedere le nozioni di base della medicina tradizionale cinese collegate a quel meridiano, per esempio a quale elemento appartiene, e il significato, oppure il nome cinese del meridiano, oppure se si tratta di un meridiano yin o di un meridiano yang e così via. Ma soprattutto andremo a vedere, a studiare sia il percorso profondo sia il percorso superficiale di questo meridiano, utilizzando le mappe standard che ci sono state tramandate dai grandi maestri cinesi. Per lo stesso meridiano troverete un secondo video realizzato da Mario che vi mostrerà come andare ad intercettare il percorso superficiale del meridiano direttamente sul corpo del ricevente. Quindi Mario vi mostrerà come sia possibile trovare i punti del meridiano in modo semplice, usando dei punti di riferimento sul corpo fisico, ma vi mostrerà anche come sia possibile trattare il meridiano in questione in diverse modalità, in modo tale che ciascuno di voi possa scegliere quella che ritiene più adatta a sé oppure quella che ritiene migliore per il trattamento che sta eseguendo. Bene, quindi io vi auguro una buona visione e una bellissima esperienza nel mondo dei meridiani energetici. E un caro saluto a tutti.